me where the freak's at. Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati dal vostro Heisenberg. Siamo tornati in FIFA 15 modalità carriera. Anche quest'oggi, anche lo scorso episodio volevo dire, ha avuto un super successo. Mi avete consigliato come al solito una caterva di giocatori da acquistare. Me ne sono dovuti segnare tutti. Quindi questa volta, al contrario dello scorso episodio, prima di giocarmi la partita, anche perché siamo al 23 agosto, quindi il mercato sta per finire ed ogni giorno è sempre più importante, mi vado a cercare tutti i giocatori che mi avete consigliato, in particolare i terzini destri e le prime punte. In più vi volevo dire che ho preso una decisione sul giocatore da vendere, perché l'ultimo nuovo acquisto che abbiamo fatto la scorsa volta, con un culo assurdo tra l'altro, pagato a zero, Grealish, eccolo qua, lo vorrei tenere, usare titolarissimo assolutamente, però il problema è che abbiamo McGlashan e Duck come titolari. Quindi ho fatto un ragionamento: essendo Duck un ventenne con 64 di overall e Grealish un 18enne con 66 di overall, e McGlashan essendo quello con l'overall più basso, cioè 61, ed avendo praticamente 26 anni, nonostante sia determinantissimo, ma comunque avendo buone riserve nonostante tutto, anche perché non ci dimentichiamo che questa alla fine è una League One, una Serie C, niente di particolare, ho deciso di mettere McGlashan in vendita, così da poter fare cassa, perché è un giocatore che se non sbaglio costa abbastanza e prende anche abbastanza di stipendio appena lo vado a trovare, e quindi lascia spazio. E infatti vedete, 3.000 di stipendio è davvero tanto, peccato che non lo posso vendere perché si è venuto al club di recente. Facciamo un prestito così magari liberiamo almeno i 3.000 di stipendio, così abbiamo più soldi per puntare ad altri giocatori. Quindi io vado nel mercato e ci vediamo tra pochissimo e vi faccio un resoconto più o meno dei giocatori che ho trovato. Ok ragazzi, rieccomi, ho cercato tutti i giocatori che mi avete detto e li ho trovati, qui intanto mi sistemo come vi ho detto, ho cercato tutti i giocatori che mi avete detto e mi sono dovuto fermare a un certo punto perché mi erano finite le possibilità di chiedere informazioni per tutti i giocatori, ma comunque vi voglio dire che come sempre ho letto tutti i commenti e quindi ho chiesto veramente per tutti i giocatori, e vi volevo dire che mi è stato segnato Hewitt come terzino destro, tralasciando il fatto che me lo portavo come esterno di centrocampo, è già stato ceduto in prestito, quindi ve lo dico da adesso, servono altri terzini, serve un altro terzino destro che mi dovete consigliare assolutamente. Io intanto qua esco, vado in partita, mi sistemo una formazione e ci vediamo al calcio d'inizio. Ok ragazzi, eccoci qui, giochiamo in casa contro lo Scunthorpe, quindi vediamo subito come si mettono le cose. Grealish che punta l'area, viene asfaltato, non c'è fallo, ma insiste ancora Grealish, entrata in area, Grealish! Subito occasionissima per noi, gran bella azione di questo Grealish comunque. Pritchard dalla bandierina, la mette in area per Loft. No, non era Loft, credo sia di nuovo Grealish. Infatti era di nuovo Grealish, che ha beccato anche una traversa. Pritchard lo può tenere lui, va via in velocità. Pritchard ancora, via in velocità nessuno però. Pritchard la palla dentro per Loft, che buca le mani al portiere. 1-0 Gillingham con Doug Loft. Che azione, palla al piede di Pritchard, grandissima la palla dentro per Loft che controlla e con il sinistro piega le mani al portiere. 1-0 ragazzi, finisce il primo tempo qui, siamo in vantaggio per 1-0 con il grandissimo gol in contropiede confezionato da Richard e Loft. Ne andiamo subitissimo con la seconda frazione di gioco. Attenzione Bishop, che rischio di Bishop, cioè per la difesa volevo dire. Apertura sull'altra fascia dove arriva McGlashan, che tira addirittura in porta, ma non trova la rete, era difficilissimo da disegnare comunque. La palla arriva a Dickinson, che prova a puntare ancora tutta la difesa schierata. Dickinson, li ha saltati, Dickinson in area, il palo pieno di Dickinson, ma possiamo insistere con Grealish, che punta l'area. Grealish prova l'ingresso in area, ma viene chiuso però
e occhio all'Loft che può far ripartire McGlashan. Può andare come un treno. La butta avanti e corre. Jermaine McGlashan, la palla dentro. Dickinson in area. La chiude in contropiede. Brennan Dickinson. 2-0. Dopo il palo, questa volta trova un'altra rete. Dopo quell'anno scorso episodio, il secondo gol consecutivo di Brennan Dickinson. Ed è 2-0 per il Gillingham. La partita volge tra l'altro a termine. E ragazzi, finisce la partita. Arrivano i secondi 3 punti nel nostro campionato. Iniziamo al meglio questo episodio. Vinciamo per 2-0. Dickinson dopo, in risposta al primo gol arrivato da Doug Loft. Quindi noi usciamo, andiamo avanti e continuiamo subitissimo con il calciomercato. Ok ragazzi, sono arrivate delle risposte. Come mi avevate consigliato di chiedere Kubas semplicemente in prestito, senza diritto di riscatto, io l'ho fatto. Totale 64, 18 anni, noi ce lo prendiamo perché è davvero un ottimo mediano. Poi se magari in estate possiamo provare a riacquistarlo. Il Basilea ha rifiutato l'offerta, che credono che il valore sia superiore alla cifra richiesta. Ho fatto un'offerta di circa 180.000 euro, mi avete consigliato di fare intorno ai 250. Io vado a 220 e penso che dovrebbe bastare forse a portarlo a casa. Poi il Plymouth Argyle per Parrington non lo vogliono, non vogliono Joshua Har. Possiamo provare a dargli qualche altro giocatore forse. Vediamo un poco. Non saprei chi dargli. Facciamo che saliamo a 410.000, che magari per qualche ragione strana possano darcelo. Per Grimmer il Fulham vuole soltanto 120.000 euro, un terzino destro. Io provo a scendere a 100, anzi facciamo 80.000, magari riusciamo a tirar fuori l'affare. Jack Grimmer, terzino destro. Poi c'è quest'altro, Bard Finn, 2.800.000, 5.000 di stipendio, che già è troppo per le nostre casse, non ce la possiamo fare mai. Quindi purtroppo dobbiamo abbandonare. C'è un colloquio, Dickinson, ok, prego. Anzi, ti ringrazio te perché mi hai segnato il gol che ha chiuso la partita. Torno un secondo a cercare i giocatori che mi mancavano, perché come vi ho detto, o non ve l'ho detto, non me lo ricordo, non li ho trovati tutti, quindi torno, ci vediamo tra pochissimo. Ok, a fine di fare tutto, possiamo andare un altro po' avanti. Già sono arrivate una valanga di risposte. Allora, relazione finale su Sinan Kart. Che chi è? Io non me lo ricordo. Ah, un esterno sinistro. Io adesso non me li ricordo da mente che ne sono. Relazione finale su Sergio Buenacasa, lascia stare. Il Fulham, cioè, prima andiamo sui 120.000 euro, adesso all'improvviso diventano 500.000 euro. Io faccio 120.000 che mi avevano chiesto. Spero che non sia stata una cosa sbagliato offrire così poco. Comunque, per ACT vogliono 5,25. Io salgo a 2,50. Provo comunque a prenderlo così. Vediamo ancora. Il Plymouth Argyle non vuole assolutamente Joshua. In effetti vi capisco. Proviamo a salire a 4,50 con l'offerta e l'avanziamo. Poi Columbus Crew, offerta per Ben Swanson, il giocatore appena arrivato, quindi non lo vogliono dare. Klosterman, stessa cosa. Guido Vadalà, 1.300.000 euro. COC, proviamo a fare un prestito con diritto di riscatto a 700.000 euro e vediamo se riusciamo a strapparlo al Boca. Poi scendiamo ancora. Richiesta per Doncor, 325.000 euro per Isaac Doncor. Provo a fare 2,80 e avanziamo all'offerta per Isaac Doncor. Poi ce n'era qualcun altro sopra, mi sono perso un secondo. Tunkara, 750.000 euro. Facciamo un prestito con riscatto a 500.000. Sto cercando comunque di fare giocatori che costano più del budget che abbiamo, di portarli via in prestito se ci riesce. Assifo a 2.908.000 di stipendio, sta troppo per noi davvero. Benito Raman, 450, 8.000 di stipendio. Purtroppo queste sono troppo fuori budget per noi. Ponce, 2.800.000. Proviamo a fare
io questo lo voglio, non so perché mi ispira più fiducia, anche perché alla fine costa semplicemente tanto, però con lo stipendio ci siamo, proviamo a fare 1 milione di euro di riscatto, anche perché è un contratto in scadenza l'anno prossimo, quindi in teoria non lo pagheremo nemmeno. Va da là, abbiamo fatto, quindi abbiamo finito questo altro giro, avanziamo, abbiamo anche una partita di coppa tra pochissimo e sono arrivate un'altra valanga di risposte, la cifra su Blanco, su Lucas Hernandez, Davidov, il Newell's ha dei dubbi, io gli rifaccio la stessa offerta a 1 milione di euro sempre, magari qualche baghetto di FIFA che riesce a farci portare a casa. La Lazio non sa se cedere o meno Tunkarà a quell'offerta, noi facciamo 5,50 perché si sa che su FIFA può succedere, anche 50.000 euro fanno la differenza, può succedere di tutto. L'Inter ha accettato i 280.000 euro per Isaac Doncor, quindi 4 anni giocatore importante e ci portiamo a casa quindi un altro giocatore. Loro hanno respinto il riscatto a 700.000 euro, ma in effetti avevano anche ragione. Cioè, non avevano ragione, però. Comunque io non mi danno l'anima più di tanto, perché a centrocampo siamo messi davvero bene. Ho visto il Fulham ha accettato l'offerta per Jack Grimmer. 4 anni, giocatore importante, avanziamo all'offerta. 20enne, quindi anche un terzino destro che riusciamo a portarci a casa. Il Basilea, offerta troppo bassa, vogliono 525.000 euro. Facciamo un prestito a 380 con riscatto, vediamo se riusciamo a portarlo a casa. Il Plymouth ha accettato l'offerta per Ben Parrington, 4 anni, giocatore importante, avanziamo all'offerta. E se è venuto Parrington dobbiamo mandar via uno dei terzini, Devante Cole, altro giocatore richiesto da voi sempre, 1 milione e 7, troppo, troppo, quindi provo a fare anche per lui un prestito con diritto di riscatto 800.000 euro. Ok, quindi dobbiamo giocare, dopo aver finito tutto questo calciomercato, un'altra partita con un nuovo acquisto. Dov'è? Dov'era? Ancora ce lo devono dare? Ancora ce lo devono dare, vabbè, non mi interessa. Mi sono fatto un giro, voglio fare un giro qua dentro, voglio cercare di mettere qualcun altro in vendita perché stanno arrivando nuovi giocatori e quindi voglio liberare qualche posto, vediamo un pochino. Ok ragazzi, ho sistemato tutto quello che dovevo sistemare, quindi vado a giocarmi quest'altra partita, mi sistemo la formazione, ci vediamo tra pochissimo. Ok ragazzi, eccoci qui, il Paint Trophy è la partita di oggi. In trasferta con lo Sheffield United battono loro il calcio d'inizio, quindi andiamoci a prendere un'altra vittoria. Ho fatto un po' di turnover, ho modificato leggermente la formazione, ho rimesso Dickinson di punta che mi sta piacendo tantissimo, quindi vediamo come va a finire. Quindi occhio al contropiede con Rossiter che va subito in verticale, c'è Dickinson a tu per tu col portiere, Dickinson, terzo gol consecutivo. Un falco Dickinson, terzo gol consecutivo per il numero 24, anche questa volta Brennan Dickinson, 1-0. E mi sa che forse i miei dubbi sul fatto di usarlo come prima punta li devo veramente riguardare, perché è una favola questo giocatore in quella posizione. Fatemi sapere se secondo voi devo usarlo come punta e possiamo risparmiare i soldi per comprarne un'altra. Perché davvero mi sta sorprendendo. Si è mosso ancora in profondità Dickinson, alle spalle della difesa, Dickinson è in area, Dickinson anticipato all'ultimo. Rossiter, palla dentro, McGlashan in profondità per Dickinson, una posizione regolare, Dickinson in area di rigore. La doppietta del falco, Brennan Dickinson, 2-0. Palla, attenzione che resta lì. E abbiamo preso il gol del 2-1. Hanno, con un qualche rimpallo di troppo, sono trovati la palla in area di rigore e Doyle l'ha messa in porta. Molto fortunato questo gol, ma occhio subito a McGlashan che risponde. McGlashan in area, fuori di poco. Qui attenzione poi, madonna mia,
Che rischio! Palla di Stenthaler dentro Dickinson! E addirittura trova la tripletta! Brennan Dickinson! Il falco! Si conferma! 3-1 la tripletta di Dickinson! Bene ragazzi, è finito il primo tempo, siamo in vantaggio per 3-1 con la tripletta di Dickinson, abbiamo letteralmente dominato questo primo tempo, noi passiamo subitissimo alla seconda frazione di gioco. Dietro ancora per Essenthaler, che apre tutto a destra, Hoyt in profondità, c'è McGlashan, McGlashan un dribbling secco, McGlashan in area di rigore! Si unisce lui alla festa! Jermaine McGlashan, 4-1! E adesso la partita è definitivamente chiusa. Palla recuperata. È giocata ancora dentro con Dickinson, che questa volta sbatte su Howard. Black poi, palla recuperata già da Webster, che va col destro! Palo pieno! Che gran tiro di Webster! Palo pieno! Con Essenthaler, Dickinson in velocità, McGlashan, ha preso il tempo al difensore, McGlashan! Howard, questa volta si fa trovare pronto ed è calcio d'angolo. Ragazzi, è finita la seconda partita di oggi. Abbiamo battuto per 4-1 lo Sheffield con un super Dickinson che ci ha portato avanti. Quindi, su questo 4-1, io mi vado a finire un altro po' di mercato, che abbiamo altre 9 domande, 9 mail. Le andiamo a leggere e vediamo le reazioni finali, reazioni finali, reazioni finali, reazioni finali. Il Lem che i Dons non vuole 800.000 euro di prestito per Devante Cole. Il Newell's ha rifiutato per Ezequiel Ponce. La Lazio ha rifiutato per Tuncarà. Don Cor ha accettato il contratto. Quindi noi prendiamo Jack Don Cor e ce lo portiamo a casa. Quindi difensore centrale di 19 anni. Accettato anche Jack Grimmer, per il quale però deve andare a sistemare il budget subito, e insieme a lui ha accettato anche Ben Parrington. Quindi oggi diciamo che è stato un giorno di acquisti. Il Basilea sta esaminando l'offerta per Albiana Getia. Ben Parrington abbiamo visto che ha accettato. Il Dundee ha fatto un'offerta per Grimmer di 240.000 euro, quindi dobbiamo andare a prendere assolutamente prima di perderlo. C'era un'altra mail che non ho letto. Ah, nuovo giocatore in arrivo, Isacco Doncor. Sì. Nella scorsa partita si è fatto male Essenthaler. 2 mesi fuori si è lesionato il tendine del ginocchio. Quindi siamo messi un po' maluccio. Allora, voglio sistemare qua. E non mi ricordo quanto era lo stipendio di Grimmer. Trattative di mercato. Trattative in corso. Grimmer, eccolo qua, accetta. Era di 2000, quindi ci portiamo a casa anche Jack Grimmer dopo aver sistemato il budget. E praticamente abbiamo finito tutti i soldi. Abbiamo finito tutto. Adesso non ci resta che andare a vendere qualcuno perché praticamente siamo a zero. Quindi io faccio così: vendi i giocatori. Allora andiamo per ruolo: Morris, Nelson, Davis, Doncor. Non corro, se lo posso usare anche come terzino, no, come centrale. Quindi Callum Davis lo possiamo cedere, anche se credo che la coppia centrale titolare sarà composta da questo e questo. Sì, quindi mettiamo in vendita Davis, piccolissima riflessione. Poi vediamo un pochino sulla destra, mettiamo in vendita anche lui in prestito, visto come lo possiamo vendere Hoyt, e vediamo un po' cosa succede. Che comunque abbiamo Jack Grimmer, 20 anni, 59, che è comunque un pochino meglio rispetto a Har e Hoyt. Poi Gunnarsson e Martin sulla sinistra, penso loro si unirà a Parrington, e a questo punto Martin verrebbe sacrificato. Fryder è già sul mercato. Loft, Pritchard, Rostider, Kubas, Kula e Morris, questi sono i nostri centrocampisti assolutamente, anche perché Santar è sul mercato, ma si è fatto male per 2 mesi. Poi, a destra, McGlashan abbiamo messo in prestito. Duck, Dickinson, Grealish, Maldon e Webster sono i nostri.
Marchisch, Milbank e Norris. Quindi direi che la rosa più o meno è completa così. Prima di chiudere, voglio provare a fare una cosa nell'ufficio, richiedere qualche fondo alla dirigenza, prendendo una lotta per la promozione e chiedendo almeno un 400, facciamo un 400.000 euro, sì. Quindi inviamo questa richiesta ed io qua chiudo l'episodio. Al prossimo episodio finiremo il calciomercato, quindi se avete qualche strategia, sia in entrata che in uscita da consigliare, fatela adesso. Io vi saluto, vi invito come sempre a iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, un commento e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!